Ciao, ho preso questa zanzariera qui, che volevo montarla in questa finestra qui, però mi sa che ho sbagliato, perché l'ho presa con l'apertura verticale, invece volevo prendere con l'apertura laterale, solo che l'ho presa prima dell'inverno, se no me la facevo cambiare, purtroppo ormai è andata. Non ricordo cosa avevo. Cosa l'ho pagato? Avevo pagato 70-80 euro. Questa qua praticamente c'è da montare il cassetto qua sopra e ha la cinghietta da tirare a mano fino qua in basso. Poi lo sganci col piede e torno su da sola. Mentre invece il laterale era sicuramente più comoda. Cosa vuoi fare? Ho sbagliato. La montiamo ugualmente, tanto finché dura. E poi quando verrà di cambiarla la mettiamo su giusta. Adesso prendo un po' di misure, comincio a tagliare e vediamo un po' di buttarla in piedi. Lo facciamo insieme, ma aiuti se mi serve una mano. Iniziamo il load. Misurare la larghezza del vano finestra, quota L. 102 dalla misura del taglio da tagliare la zanzariera, che è 102, però meno poi gli 8 mm di questo spessore qua che andrà messo qui, che è lo stesso spessore che c'è di qui. Quindi misura il millimetro è 101.2. La testa L e il rallentatore di salita L. Con una piccola rotazione in senso orario fissate il rallentatore sulla testata. Penso che intenda così. Individuate le maniglie H, che penso non ci sia dubbio che siano queste, più la corda. Ci dà una bella schiacciata qui sui bordi per far sì che poi lo spazzolino non scorra avanti e indietro quando alzi e abbassi la zanzariera. E allora lo schiacciamo con la pinza qui. Il problema è che adesso nel fissare l'avvolgibile, che questo qua a casa ha sul cappotto in polistirolo, quindi i tasselli non mi servono a niente, sia in fianco che anche sopra, quindi le viti non tengono. Sto pensando di infilarci, e proviamo, una vite lunga qui per traverso che va avanti e va a prendere il legno che c'è dietro, perché sto qua è in cappotto e dietro c'è il legno, non c'è muratura. Allora, i gancettini di plastica, questi qui vanno messi qua, vanno messi all'esterno qui, nella parte bassa, qui e qui.
Il problema, come pensavo, è fissare queste qua, perché qui è polistirolo, è cappotto e non riesco a fissarle. O mettere uno spessore dietro che lo fisso qua su PVC, ma sai cosa faccio? Gli metto un po' di colla, un po' di Sikaflex e so belle post. Ho messo di punta di silicone questa stasa qua per tenere pressato e un po' di silicone anche dietro, che tanto non si vede. Aspettiamo che asciuga e poi dovremmo esserci. Va bene, funziona, perfetta. E lo so, non doveva essere verticale, non doveva essere laterale, ma ho sbagliato a prenderla. E amen, dai. Questa finestra qua è quella che usiamo meno, quindi va bene anche questa qua. Cosa dici, ti è piaciuta? Ti piace? La tengo? Ma sì, dai, buona, ha avuto un bel mestiere. Va bene, ottima.